Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di oggi del TG di Newsmarket.it. Vediamo subito i quotidiani online che aprono, come fa il Corriere della Sera, con una vicenda italiana. Befera, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, 1 milione di famiglie dichiara reddito zero eppure spende, una dichiarazione che farà discutere. Anche la Repubblica.it apre con una vicenda italiana, caso Spinelli, ci sono altri indagati, il ragioniere non è stato pagato alcun riscatto. Ed ora invece, come facciamo sempre, andiamo a dare uno sguardo ai principali titoli delle Marche. L'Assemblea legislativa ha approvato il rendiconto e l'assestamento di bilancio, 30 milioni destinati al sociale. Tappa nelle Marche del candidato alle primarie Nichi Vendola, in un paese di Briatore manca tanto Leopardi, ha detto. 7 borseggiatrici d'oro in A14, sgominata una banda. Il picchio d'oro 2012 agli atleti e ai tecnici olimpici di Londra per la giornata delle Marche il 10 dicembre. Questi titoli ora iniziamo con i nostri collegamenti, andiamo in provincia di Macerata, Chiara Principi. Sì, partiamo con la cronaca. Furti in serie nel tardo pomeriggio di ieri a Macerata, dove i ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, hanno messo a segno 3 colpi in altrettante abitazioni in zona Vergini. La questura, a seguito dei furti e dell'escalation nell'ultimo periodo, ha intensificato l'azione di controllo. Assaltano una banca armati, attimi di paura questa mattina alla filiale Unicredit di Civitanova Marche. La cassaforte però si è bloccata e il colpo così è sfumato. 3 banditi in fuga a Civitanova Marche, sulle loro tracce anche i carabinieri. Ed è tutto. Ci colleghiamo con il capoluogo di regione, con Maurizia Gregori, redazione di Ancona. Le notizie dalla redazione di Radio Conero. Nel paese dei Briatore, degli Apicella, ci vorrebbe Giacomo Leopardi per scrivere dei costumi degli italiani. Così Nichi Vendola, nella sua tappa anconetana, ha fatto riferimento al poeta di Recanati in questo tour per le primarie. La Giunta Comunale di Ancona ha dato l'ok all'intervento dal costo complessivo di 537.000 euro, interamente coperto dai fondi ministeriali, per la messa in sicurezza delle scuole Faiani. È tutto. Ed ora le ultime da Pesaro, Gabriele Grasso. La squadra mobile di Pesaro ha denunciato un 17enne dell'entroterra pesarese per aver ceduto dello stupefacente ad un suo coetaneo che si è sentito male. Costui ha accusato il malore durante la lezione di scuola ed ha raccontato ai soccorritori di aver fumato uno spinello con un compagno. Si è svolto oggi lo sciopero di ben 100 dipendenti della SIFA di Bottega di Colbordo, storica ditta del pesarese leader nella produzione di arredo bar. I dipendenti stanno ricevendo gli stipendi con sempre più mesi di ritardo e le prospettive di lavoro sono sempre più negative. Andiamo a Senigallia, Alberto Olivieri. Un cordiale saluto dalla redazione di Senigallia. Continuano i lavori di sgombero dell'ex cantiere navalmeccanico al porto di Senigallia. Il secondo peschereccio è stato varato proprio questa mattina. L'imbarcazione del peso di ben 250 tonnellate nell'operazione è andata ad urtare il molo, rompendo un braccio meccanico. La sesta commissione consigliare, che ha competenze in materia di risorse finanziarie e patrimonio, si accinge ad affrontare la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione per l'esercizio 2012. Il presidente Mauro Gregorini ha convocato una doppia riunione. Il secondo incontro si svolgerà alle 21 di giovedì prossimo, 22 di novembre. Vi ricordo, per tutte le notizie e gli approfondimenti, il nostro sito radiovelluto.it. Buona serata. Siamo arrivati al momento del meteo, andiamo a vedere quali saranno le previsioni di domani, mercoledì 21 novembre. Il cielo sarà in prevalenza sereno, poco coperto, sporcato da addensamenti residui mattutini sul settore meridionale ed interno, oltre che da filtri nebbiosi. Le precipitazioni, come vedete, saranno assenti, i venti raramente rintracciabili, tranne per qualche sbuffo settentrionale lungo le coste. Le temperature stabili, le minime, in lieve aumento le massime. Le minime tra 8 e 12, le massime tra i 15 e i 18 gradi. Con questo è tutto per questa edizione, io vi do appuntamento domani mattina. Buonasera.